Ok, mi sentite? Perché a volte non sai com'è l'acustica, se c'è bisogno di un microfono o no. Prima di tutto vorrei dirvi che i fratelli della Chiesa di Viterbo stanno pregando per voi questa mattina l'incontro di preghiera, e anche l'altro incontro hanno pregato che il Signore possa benedire la predicazione e l'ascolto, ricevimento della parola. Dunque ringraziamo il Signore che non soltanto i fratelli pregano per noi, ma abbiamo Gesù Cristo che prega per noi, e questo è il nostro conforto. Okay. Benissimo, io predicherò, infatti quello che abbiamo letto è più un antipasto, diciamo, di quello che vorrei predicare oggi, e il testo, diciamo, il versetto su cui vorrei predicare i versetti è in Secondo Corinzi capitolo 11 dal versetto 1 e 4. Dunque vi incoraggio a aprire le vostre Bibbie proprio nella parola di Dio, Secondo Corinzi capitolo 11, versetto 1 e 4. Ok? E vorrei prima di tutto chiedere la benedizione del Signore sulla predicazione, sull'ascolto e il ricevimento della parola, che lo Spirito Santo possa guidarci. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per questo giorno santo, come ha testimoniato anche la sorella questa mattina, di questo giorno che tu hai messo da parte per te, affinché la tua famiglia si radoni intorno a te per riposarsi spiritualmente, fisicamente, e onorarti anche in questo modo. Perciò questa mattina, Signore, noi confidiamo che tu parlerai al tuo popolo attraverso la tua parola, perché la tua parola è verità. E Signore, noi confessiamo le nostre debolezze e incapacità, e ti chiedo, Padre, di aiutarmi a non dire una parola in più, ma ti prego che possiamo uscire da qui strabenedetti della conoscenza della tua grazia che hai donato a noi in Cristo Gesù. Amen. Amen. Tempo fa stavo dalla mia parrucchiera, io come uomo mi vado a tagliare i capelli da una parrucchiera, e davanti allo specchio questa parrucchiera ha delle foto di queste acconciature di nozze, no? Che, di queste donne che si stavano per sposare, queste bellissime ragazze con questi capelli, e fece una domanda alla parrucchiera, e vedendo queste belle ragazze gli disse: ma sono ancora sposate queste ragazze? E lei piacevolmente ha detto di sì, che è stata una bella notizia, no? E è bello vedere, no, che questo fidanzamento si conclude in un matrimonio, e un matrimonio che dura. E vorrei leggere dal versetto 1 del secondo Corinzi capitolo 11 questi quattro versetti. Ascoltiamo con attenzione la parola del Signore. E Paolo scrive alla chiesa di Corinti. Ora, se noi ci ricordiamo, la chiesa di Corinti a Corinzi era una chiesa composta di ex omosessuali, ladri, oltraggiatori, rapinatori, che erano stati graziati, salvati, santificati, messi da parte per un uso sacro. E lui sta scrivendo proprio a loro e scrive: vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia. Ma sì, già mi state sopportando. Infatti, sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e della purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che noi abbiamo predicato, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri.
Ringrazio il Signore perché tanti spunti qui l'ho ricevuto da un predicatore che si chiama Derek Prince e dei studi personali, e spero che saremo tutti incoraggiati e benedetti dalla parola del Signore. Ora, quello che abbiamo letto in questi pochi versetti è come attraverso il ministero di Paolo, Paolo aveva fidanzati questi credenti allo sposo. Attraverso il suo ministero, Paolo aveva fondato questa chiesa. E noi dobbiamo capire una cosa, che il fidanzamento nella cultura biblica era totalmente diverso del fidanzamento di oggi. Perché il fidanzamento di oggi, da un giorno all'altro si lasciano, convivono, durano 10 anni, rimangono sempre fidanzati. Invece, in quei tempi biblici, il fidanzamento era come fosse stato un matrimonio, era un impegno sacro. Tu non, se tu rompevi un fidanzamento, era come commettere adulterio. Eri vista come una prostituta. Ecco, vi ricordate Giuseppe e Maria, lui voleva lasciarla perché c'era stato un fidanzamento tra di loro. E era un contratto. L'unica cosa che mancava era la festa delle nozze e l'unione fisica. Dunque, Paolo sta parlando a questi credenti che li descrive come fidanzati perché le nozze dell'agnello ancora non sono venute, noi siamo ancora fidanzati con il Signore, ma le nozze dell'agnello non siamo venuti, non è arrivato come abbiamo letto prima. Dunque, nella parola di Dio vediamo che la Chiesa viene rappresentata o paragonata a una fidanzata e una sposa. Però esistono due chiese, la chiesa fedele e la chiesa infedele, cioè la fidanzata, la sposa fedele e la fidanzata chiesa infedele. E il tema di oggi è questo, la fedeltà della vera chiesa è fondata sulla persona di Gesù Cristo. La vera chiesa, la vera fidanzata è fondata sulla fedeltà alla persona e l'Evangelo semplice di Gesù Cristo. Perché se tu cambi la persona di Gesù Cristo, l'Evangelo di Gesù Cristo, avrai non soltanto un Evangelo diverso, se tu cambi Gesù hai un altro Evangelo, se tu cambi Gesù avrai un altro spirito. Noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo saper discernere tra le due. E come abbiamo detto prima, che la vera Chiesa è tuttora fidanzata con l'agnello. E quando finalmente arriverà questo giorno di matrimonio, è che succederà quello che abbiamo letto prima. No? Questa gioia in cielo che avverrà quando saremo riuniti con il nostro sposo, ma la vera chiesa, la vera fidanzata nel frattempo deve rimanere pura, incorrotta, incontaminata, fedele ai suoi voti, come una fidanzata è fedele allo sposo. Perché sta aspettando il suo sposo, mentre, come ho detto prima, la chiesa falsa è immorale, è una prostituta, si concede tutto e tutti. Chi ha dato vita a questa chiesa adultera, questa fidanzata falsa, questa fidanzata immorale? La risposta è il Signore. Come ha scritto Paolo, il serpente, l'avversario, l'avversario di Dio attraverso la seduzione ha corrotto e corrompe la Chiesa per portarla lontano dallo sposo.
E lo sappiamo già dalla Genesi, perché Paolo qui parla della Genesi come se fosse Eva, così il diavolo seduce la Chiesa. Cosa ha fatto il diavolo? Mise dubbi sulla parola di Dio ad Eva. E lui sapeva che se fosse riuscito a sedurli, avrebbe allontanato i figli di Dio da Dio, avrebbe introdotto il male invece di tutto il bene, li avrebbe separati per sempre. È quello che il diavolo vuole fare tutt'oggi, vuole separare i figli di Dio, vuole sedurli, vuole allontanarli dal Padre. E a che cosa mira il diavolo? Il serpente a che cosa prende? Qual è il bersaglio? La tua mente, la mia mente. E che cosa vuole introdurre? Vuole introdurre una seduzione, vuole ingannarti, vuole togliere il tuo sguardo da quello che dice Paolo. Da che cosa? La semplicità di Gesù Cristo. La semplicità nei riguardi di Gesù Cristo. Perché se cambi Gesù Cristo avrai un altro Evangelo, se cambi Gesù Cristo avrai un altro spirito. L'Evangelo è una cosa semplice, non semplicistico, ma è semplice che un bambino di 6 anni può capire. Sono gli adulti che hanno difficoltà nel ascoltare, nell'accoglierlo, no? E cos'è questo Evangelo? Cos'è l'Evangelo? Paolo lo dice in 1 Corinzi capitolo 15, 3, e ascoltiamo bene, perché dice: ora fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state salvi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e ai dodici. Chiunque, fratelli, si pente davanti a Dio, crede nel Signore Gesù Cristo, la sua opera sufficiente, completa, piena, fatta una volta per sempre, che abbia confessato Gesù Cristo come il Signore e il Signore della propria vita, ha vita eterna. L'Evangelo non ha bisogno di cose aggiunte. L'Evangelo è sufficiente in sé. L'Evangelo non ha bisogno di l'Evangelo più opere o riti religiosi da osservare. L'Evangelo non ha bisogno di opere tue da aggiungere per meritarsi in qualche modo questa pace e salvezza con Dio. Non hai bisogno l'Evangelo che, come abbiamo detto, i tuoi meriti o quello di qualcun altro. Quello lo introdussero chi? I falsi apostoli. Perché quando Paolo portò questo messaggio vennero persone con dottrine alternative volendo infestare questa semplicità nei riguardi di Gesù Cristo e l'Evangelo. E riuscirono. E da allora quante deviazioni ci sono tuttora. E quando si cambia la persona di Gesù Cristo, si cambia l'Evangelo, e quando si cambia la persona di Gesù Cristo, abbiamo un altro spirito. E oggigiorno ci sono 3 Gesù Cristi di quale noi come credenti dobbiamo stare molto attenti e in guardia. E questi Cristi è il diavolo che li presenta al mondo. È un grande pericolo per i credenti, e vi assicuro non c'è nessuno in questa sala che
che non è in pericolo di essere seduto. Un primo falso Gesù che viene presentato, specialmente nei giorni di oggi, viene presentato come un Gesù santone, tipo vestito di arancione, con un puntino qui, come se fosse un maestro divino in questa cultura, mentre in un'altra cultura, ossia buddista o islamica, fosse arrivato un altro tipo di messaggero divino. Dunque, è come un santone in mezzo a tanti altri santoni. Alcuni, molti di questi, tutti hanno i loro libri sacri. Ma il Gesù rivelato, mandato e incarnato da Dio, è il creatore di ogni cosa. È il creatore dei cieli che non vediamo e della terra. Lui sostiene tutto il creato con la potenza della sua parola. Ogni molecola che è in te è tenuta insieme in questo momento grazie alla sua potenza e al suo potere. Non è un santone in mezzo ad altri. E se vuoi leggere, o vogliamo leggere, il libro di Colossesi, ci spiega tutto questa, la divinità e la potenza e la creazione di Dio. E questo tipo di dottrina ti porta a avere un altro tipo di spirito. Perché se tu credi che Gesù Cristo è un santone al di là di tanti altri, porta con sé uno spirito diverso. Uno dei spiriti è questa un'energia universale, che lo spirito di Dio sta in ogni cosa, e se io vado ad abbracciare un albero sto abbracciando Dio, no? Se io sto ammazzando una gallina o ammazzando una persona, sembra quasi fatta nell'immagine, non è così, è uno spirito diverso. Invece Dio è trascendentale. Cosa significa? Che Dio non è con noi, non è che noi abbiamo questa unione che tutte le cose sono di Dio, è lontano, ma Dio è imminente, che è vicino a noi, è vicino, lontano, vicino, ma Dio è in noi attraverso lo Spirito. Per chi si è pentito, chi ha creduto, chi ha ricevuto, chi ha creduto nella semplicità dell'Evangelo, noi diventiamo tempi. Allora tu e Dio siete uniti, noi e Dio siamo uniti. Non è il messaggio del Gesù Santo. Un secondo Gesù modello, falso modello, è un Gesù marxista, e questo lo troviamo più nei paesi del Sud America, alcuni paesi dell'Africa, e dietro la teologia della liberazione. Lo so che a volte sono delle parole grandi, però in parole semplici è che Gesù è un Gesù rivoluzionario, ok? E questo movimento è nato praticamente dal basso rango del cattolicesimo romano, e quello che loro dicono è questo: il compito dei cristiani è quello di entrare in politica, sovvertire i potenti e le potenze ecclesiali, ovviamente, portare uguaglianza in tutto il mondo, come un Gesù comunista per tutto il mondo, per stroncare le disuguaglianze, per stabilire un nuovo ordine mondiale. Ma Gesù cosa disse? Disse: ragazzi, il mio regno non è di questo mondo. Se fosse così, i miei servi avrebbero combattuto. Il regno di Dio sarebbe stato portato non con forza, ma con potenza dell'Evangelo, del semplice Evangelo, che il Signore si sta radunando il suo popolo, un nuovo ordine.
Perché cosa succede con questo tipo di mentalità? Quando destituisci un governo ne arriverà un altro che è despota come quell'altro. E questo fallimento lo abbiamo visto nel passato, nella storia della Chiesa, con Costantino, quando l'imperatore Costantino fece diventare il cristianesimo la religione di Stato, non funzionò. E poi nel Medioevo cosa era successo? I papi presero con loro su di sé le chiavi del potere temporale e spirituale e non funzionò. Non è il tipo di regno di Dio, non è il Gesù. La semplicità della persona di Gesù è ciò che abbiamo detto. E il terzo, e secondo me è quello che ci tocca un pochettino di più, possiamo dire quello un po' più pericoloso per i nostri tempi, e dobbiamo stare attenti a questo, cari fratelli, è un Dio Gesù Babbo Natale. È un buonismo divino, cioè tutti alla fine andranno in cielo. Alla fine ti darà una pacca sulla spalla, dai, entra, dai, io sono buono. Sentite mai parlare dell'inferno? Sentite mai parlare dai religiosi dell'inferno? No, non lo sento. È un buonismo, è pericoloso, è un veleno dannato, infestante. Nel cristianesimo, e quanti abbracciano questo tipo di movimento, non senti mai, sai, sta lassù e da lassù Alberto Sordi sta dicendo barzellette a Dio, no? Senti queste cose così assurde, ma che ne sai tu? Il giorno del giudizio non è arrivato. Come puoi dire lui sta lassù e lui sta così? Non siamo Dio. Con questo falso Gesù, questo Gesù buono, Gesù che accoglie tutti indipendentemente dalla religione che tu hai, è questo il pericolo che tu hai, che abbiamo oggi. Non senti parlare di peccato, non senti parlare di ravvederti, pentirti dei tuoi peccati. Non senti parlare della giustizia di Dio, dell'inferno, di credere in Gesù Cristo che è l'unica via. Questo è l'Evangelo. E Paolo dice che questi tipi di dottrine avrebbero infestato la Chiesa. Leggo da Primo Timoteo capitolo 4, questi versetti, e ascoltiamo, dice: lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di ammalitarsi e imporranno di astenersi da cibo che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Un Gesù diverso porta uno spirito diverso. E Gesù ce lo dice in Matteo 24. Gesù disse ai suoi discepoli: guardate che nessuno vi seduca. Perché lo dice? Perché siamo in pericolo di essere sedotti, cari fratelli e sorelle, portati via dal diavolo che mira al tuo cervello di dirti: ma aspetta, ma Gesù non può essere così semplice, ma è possibile che Dio ha mandato il suo figlio per pagare pienamente per i tuoi riscatti? Ma è possibile che tu devi solo veramente pentirti, credere in lui e manifestarlo battezzandoli, ovviamente partecipando alla comunità? È così, ma nessuno vi deve distogliere, e ci deve distogliere, cari fratelli, da questa semplicità che è in Cristo, perché è il gioco del nemico. Gesù disse: molti verranno nel mio nome, e non siamo per dare ok, questo è, però dice: molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora va avanti, sentirete parlare di rumore di guerra e poi verrà la fine. Però Gesù ci avverte di stare in guardia
contro la seduzione. Cari fratelli, come abbiamo letto in Apocalisse, il falso profeta presto unirà le religioni. Basta che andate su internet, su YouTube, e vedete quello che sta succedendo lì fuori. E li unirà sotto un solo capo per creare una grande falsa chiesa mondiale, e i potenti del mondo glielo permetteranno. Ma la fine verrà su questo falso profeta e su questa istituzione bugiarda, meretrice, falsa e adultera, in un'ora, come dice la parola del Signore. In un'ora, in Apocalisse, verrà il giudizio su di lui e verrà il giudizio sulla meretrice. E come dice la parola, lei che siede sui sette colli, che ha ubriacato ricchi e potenti del mondo con le sue menzogne, verrà il suo giudizio su di lei e la sua infedeltà. Allora, vorrei portare un po' le cose a noi. Noi dobbiamo prendere atto, cari fratelli e sorelle, che stiamo veramente negli ultimi tempi, no? E dobbiamo stare in allerta. Vogliamo ascoltare ciò che il Signore ci dice, l'avvertimento che Dio ci dà attraverso la sua parola. Vogliamo aprire i nostri occhi spirituali, le nostre orecchie spirituali, per stare in guardia per quello che sta succedendo, per i vari cristi che vengono presentati dal mondo. E come ho detto prima, non prendere per scontato che non può succedere a te. Sono credente da molti anni, io non sono immuno a questo, può succedere. E allora io devo stare attento. Come posso stare attento? Come posso stare attento? E come posso dire, Signore, come ha letto prima Marco, come posso io non essere ingannato? Come posso essere protetto, Signore, da te, no? La prima cosa, cari fratelli, è l'umiltà. È l'umiltà davanti a Dio. Proverbi 15:33 dice: il temore dell'Eterno è un ammaestramento di sapienza, e prima della gloria c'è umiltà. Cari fratelli, il nostro orgoglio, il nostro io lo so, io posso discernere, sì, quel frutto sembra bello da mangiare, sembra bello che potrebbe nutrirmi, potrebbe non. L'orgoglio ti acceca, non vedendo il veleno che c'è dentro quel frutto, come dico. L'orgoglio è un piede di porco che scardina la porta di una cantina che rinchiude dottrine di demoni. E tu vai lì col tuo orgoglio e dici: fammi un po' indagare, che dici qui, perché io posso capire, io stare attento. Non dico che tu non discerni quello che succede, ma non te ne va a cercare. E questo è che dico, ok? Dunque, attenzione all'orgoglio. Secondo, essere nutriti dalla parola di Dio. La parola predicata e la parola personalmente studiata. Perché noi dobbiamo essere come i Berei. I Berei che cosa facevano? Loro accertavano che quello che diceva Paolo era in accordo con le scritture. Dunque ogni cosa che viene predicato, sia dal pulpito o quello che ascoltate, dovete misurarlo alla parola di Dio. Ecco perché il pulpito deve essere anche protetto. Perché, scusate, non lo voglio dire in modo disrispetto, ma devi stare attento da chi viene da lì fuori, perché veramente potrebbe infestare una chiesa. Dunque, abbiamo detto umiltà, essere nutriti dalla parola di Dio, studiandola e ascoltandola, essere nutriti attraverso gli strumenti di grazia che Dio ci dà. Quali sono questi strumenti di grazia? Non sono strumenti che ti salvano, però quando noi lodiamo Dio, quando la Chiesa viene insieme, è uno strumento che Dio ha stabilito per donarci una sua presenza speciale, che ci rende forte, ci accresce la fede,
quando noi prendiamo la Santa Cena insieme, quando noi ci ricordiamo quello che Gesù ha fatto, quando confessiamo i nostri peccati, non è uno strumento che ci salva, ma questi sacramenti che Gesù ha dato, anche ricordarti del tuo battesimo, è uno strumento che fortifica la fede, non aggiunge salvezza, però ti dà quel cibo spirituale per portarti avanti, stare insieme, avere comunione fraterna, sono strumenti che il Signore ci dà. E poi la preghiera, comunitaria, individualmente, confessando le nostre debolezze, la nostra gratitudine per quello che il Signore ha fatto per noi e fa per noi e farà per noi, perché il meglio deve ancora venire, fratelli, se tu sei in Cristo. Ricordiamoci, Paolo non stava avvertendo i non credenti, Paolo stava avvertendo i credenti, una fidanzata, stava in un rapporto. Non puoi uscire da un fidanzamento se prima non ci sei entrato in un fidanzamento. Io non posso uscire da questa sala se non sono già entrato in questa sala. Dunque sta parlando non a quelli di fuori, sta parlando a quelli dentro. E la fine delle due fidanzate, delle due spose, è molto chiara. Come abbiamo detto prima, la prostituta in un'ora verrà distrutta. La fine di questa meretrice con tutte le false religioni ci è stata già rivelata. È già fatta, è già descritta, è già pronta, però dobbiamo avere quell'urgenza a quando ci presentano altri cristi e dire no, non è il mio Gesù questo, non è il Gesù della Bibbia questo, non è il Gesù rivelato, quello è un falso Cristo. Hai bisogno di conoscere Gesù Cristo, hai bisogno di pentirti, perché non sai mai come lo Spirito muove. Dio potrebbe convincere, e quante persone sono venute fuori da casa, ma giudicare, cari fratelli, e gioisci se tu appartieni a Gesù Cristo, hai la certezza di essere nato di nuovo. Presto, fratelli e sorelle, celebreremo quelle nozze. Finalmente verrà quel giorno che lo sposo vestito di gloria con i diademi verrà, e noi come sposa e ci sarà una gioia in cielo che neanche possiamo immaginare, e questo ci è stato donato dal Padre. Noi che eravamo lontani ci ha avuto grazie e ci ha ripescato, ci ha rigenerato, ci ha riciclato. Dunque ti vede splendente, senza macchia, con un vestito bianco, malgrado i nostri inciampi, e questo grazie alla grazia che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo, e a Lui sia la gloria. Amen. Vogliamo pregare? Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola e ti preghiamo che possiamo anticipare con grande entusiasmo il tuo ritorno e che possiamo vivere i nostri giorni, i nostri minuti, le circostanze che tu permetti nella nostra vita, con un'anticipazione santa, essendo all'opera nel servizio del Padre. Aiutaci, Signore, a non essere sviati, non permettere il diavolo, Signore, che colpisca le nostre menti. Noi, Signore, vogliamo consacrare le nostre menti, i nostri cuori, i nostri desideri a te, Gesù, sapendo che se noi chiediamo al Padre un pesce non ci darà un serpente. Se chiediamo, Signore, delle cose buone, Signore, tu non ce le rinnegherai. Dunque aiutaci a avere questa fede nelle tue promesse. E ti prego per questa Chiesa, per la leadership, gli uomini, le donne di questa Chiesa, che possono, Signore, rimanere salvi in Cristo e che possa essere, Signore, qui una luce per questo mondo buio dove tu ci hai piantati per un tuo scopo. E a te, Signore, innalziamo queste preghiere.
Amen.